In realtà è così, parzialmente è così, perché comunque la squadra è stata. Sono arrivati altri giocatori, ne sono arrivati anche tanti. Un altro gruppo di giocatori comunque è rimasto. È chiaro che comincia una sorta di nuovo campionato che deve vederci assolutissimamente protagonisti, perché protagonisti chiaramente per quello che è il nostro poi tipo di campionato. E dobbiamo partire già da domani, è una partita molto importante domani. E poi ci saranno le due partite che spero e comunque credo che ci faranno recuperare, che diventano altre due partite fondamentali, e quindi rimanere assolutissimamente attaccati al treno delle squadre in corsa per giocarsi questo mini campionato, che poi è quello dell'obiettivo della salvezza. E quindi però è importante partire bene già da domani. Sto facendo delle valutazioni, noi non abbiamo molto tempo per andare a condizionare i giocatori, perché ci sono le partite, per cui dovranno assolutissimamente condizionarsi con le gare che andremo a giocare. Il campionato non è lunghissimo, le partite ne sono rimaste la metà, e quindi bisogna assolutissimamente far entrare velocemente questi giocatori in condizioni. Probabilmente ci sarà l'esordio di più di qualcuno di questi ragazzi che sono arrivati a darci una mano e che sono venuti a dare un aiuto a quegli altri ragazzi che hanno vissuto per 6 mesi un campionato molto tribolato per vari motivi sui quali non ci voglio tornare. Voglio pensare solo a questa seconda parte del campionato, e quindi accogliamo ben volentieri questo nutrito gruppo di giocatori che verrà sicuramente a portare fieno in cascina alla causa. E quindi domani vedremo poi quelli che faranno parte della gara dall'inizio e quelli che chiaramente erano già qui, sui quali ci appoggeremo. Un po' quello che dicevo prima, no? Perché a volte magari dice arriva lo Spezia è una squadra che nell'ultimo periodo ha fatto molto bene, è una squadra che noi possiamo, però, se facciamo le cose fatte bene, pur rispettandola, perché appunto lo Spezia ha avuto un percorso, specialmente nell'ultimo periodo, molto brillante, la dobbiamo rispettare, sappiamo quali sono i loro punti di forza, ma dobbiamo giocarci le nostre chance. Noi non abbiamo molto tempo da perdere, noi dobbiamo cominciare a vincere le partite, perché se vogliamo fare questo percorso importante fino alla fine per raggiungere la salvezza, è chiaro che con le squadre, chiamiamole pari a noi, insomma, quelle che avrebbero dovuto fare o che dovranno fare lo stesso tipo di campionato che faremo noi e che dovevamo fare noi, dobbiamo fare punti, dobbiamo vincere le partite. È fondamentale vincere le partite. Con lo Spezia credo che è una partita che ce la possiamo giocare, la rispettiamo tantissimo. Gli faccio i complimenti, perché hanno fatto nell'ultime settimane hanno fatto un percorso straordinario, però noi domani dobbiamo vincere e dobbiamo cercare di metterla in grossa difficoltà.